riguarda già come far diventare un centro importante a livello internazionale, un luogo importante come il Museo della Nave, destinato a custodire dei reperti importanti, delle navi che hanno una valenza storica e scientifica notevole. Ma accanto a quello che può essere l'importanza dei reperti che deve custodire, c'è stato fatto invece un lavoro a contorno per far conoscere questo museo, per rendere questo museo un museo vivo, un museo degno di essere vissuto a 360 gradi, dove sarà possibile avere uno scambio continuo tra il nostro mondo e il mondo passato che è destinato a essere messo dentro queste mura. Un brand, devo dire, di alta qualità, che ha ripercorso un po' la storia dell'individuazione del reperto archeologico in mare, alla descrizione delle varie fasi del ritrovamento, sino alla individuazione del luogo dove sorgerà il museo, allo studio del progetto e delle sue linee importanti, e da questo ne ha tratto un logo che a mio parere è bellissimo. Per me è stato un piacere realizzare tutta la visual del futuro Museo della Navigazione di Gela. Credo fortemente nella mia città e quindi per me è stato veramente un onore poter nel mio piccolo realizzare e dedicare la mia tesi progettuale alla mia città. Come ho detto prima, ho realizzato la visual del Museo della Navigazione, quindi la veste grafica del futuro museo. E ripeto e sottolineo, credo fortemente nel turismo che questo museo potrà portare nella nostra città. La forma ettagonale è stata, insomma, la visione di tutta questa visual, presa appunto dalla struttura del futuro Museo della Navigazione, realizzato dal rendering che io ho visto, realizzato dall'architetto Ettore Di Mauro. Da qui nasce il simbolo distintivo dell'intera visual, che poi è stato declinato sui vari artefatti grafici.